Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Blue Dragon. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. In questo episodio, signori, porremo fine una volta per tutte all'assedio e sconfiggeremo malamente l'esercito del generale Rastom. Dunque iniziamo a muovere i nostri eroi che in questa formazione sembrano essere capitaneggiati da Isvard, che è davvero una figata. Lo manderei qua sotto per eventualmente attaccare i soldati imperiali. E perché no, gli darei un po' di supporto magico ed eventualmente anche un po' di cura, cioè potrebbe stare. Per quanto riguarda la mappa, ci stanno sempre sti fiori qua che vorrei controllare, quindi mandiamo Tanissan in questa zona e gli diamo un supporto tramite Goffredo e perché no magari anche tramite Johnson, ci può stare. Vigodus effettivamente lo potrei anche mandare sotto, visto che è abbastanza lento. Mentre Logum e tutti gli altri rimasti magari li faccio scendere direttamente verso il generale Rastom e iniziamo a spoltire l'esercito che c'è sta là sotto. E visto che per questo turno abbiamo finito di muovere le nostre pedine, direi che possiamo cedere il turno all'avversario. Cosa credete di poter fare contro un intero esercito imperiale in assetto da battaglia? Poveri netti, la vostra fine è certa! Accerchiateli! Beh, non è che avete fatto un granché, onestamente, non vi siete mossi poi più di tanto, accerchiateli! Relativo, ve lo dico! Goffredo, vai avanti! E Tanissan, mi sa che tu puoi anche eventualmente spostarti qua. Al prossimo turno dovresti arrivarci qua sopra, spero. E tu mettiti qua in difesa. Riusciamo ad attaccare qualcuno qua sotto? Ancora no. Però forse mettendo lui qua... Blaze... Magari attendo per il momento. Scendiamo anche con lui e spostiamo anche lui. Non mi attaccate Isvard? Che ci avete paura di Isvard? Siete seri? Ok... ci arrivi? Ci arriva, perfetto. Quindi facciamo una salvatina nello slot 7, così a random, e vediamo che c'è sta qua. C'è qualcosa? Non c'è nulla, ricarichiamo. È completamente inutile sprecare il turno in questo modo, non c'è sta niente, quindi chi se ne frega. Goffredo, inizia a scendere. Johnson, anche tu. E Tanissan, eventualmente potresti già iniziare ad attaccare. Mettili qua e attacca. 4 punti danno, non male, però questi qua sono gli scout, quindi non dovrebbero essere fortissimi, infatti ci fanno 0 di danno. Ecco perché non attaccano lui, perché non c'ha minimamente senso attaccare lui. Magic, Blade Storm, e ne attacchiamo 3. Fammo un botto di danni con il mago e dovrebbe acquisire un bel po' di esperienza. Adoro queste magie, le adoro. Ok, però non è aumentato di livello. Iniziamo a fare fuori il primo. Perché no? Beh, 6 punti danno. Che Isvard non scherza. Vigodus attacca questo. Anche Vigodus 6 punti danno, complimenti, non ti faranno nulla. Ovviamente sei un tank. E tutti gli altri devono continuare a scendere però. A questo punto Miguel nemmeno serve qua in zona. Lo possiamo portare verso il basso. Questi qua li eliminiamo al prossimo turno. Non sanno chi devono attaccare. Infatti vanno ad attaccare Elwood, che forse è l'unico che può subire dei danni. Elwood e Miguel probabilmente sono gli unici due che possono subire dei danni. Ok, iniziamo a fare una strage di quella devastante. Logum inizia a fare fuori il primo. Ah, solamente 10 punti danno. Non riesce a shottarli, però. Oddio, 10 punti danno rispetto a Isvard o Vigodus, che ne fanno solamente 6. Tanta roba. Facciamo fuori questo. Ottimo. Facciamo fuori questo. Beh, accumuliamo esperienza gratis in questo modo. Tu potresti spostarti qua e fare un blaze volendo.
e riesce anche ad eliminarlo, ottimo, così dovrebbe ottenere un bel po' di esperienza. E con Miguel, se ci mettiamo qua, possiamo fare un L, giusto per fargli guadagnare un po' di esperienza, perché sennò mi sa che qua Miguel non farà assolutamente punti. Beh, un freeze di tanto in tanto c'è sta, no? Adesso inizia anche a fare caldo, il periodo è quello, raffreddiamo un po' i bollenti spiriti, su via. E dunque scegliamo nuovamente il turno. Visto che fanno danno ai walk, quindi lo attaccheranno, infatti immaginavo. Però gli fanno un punto danno quando lo beccano, ovviamente. E lui ne fa 6, quindi qua mi sa che lui farà un bel po' di esperienza. Perché se si concentra ad attaccare lui, visto che gli altri probabilmente hanno troppa difesa per essere scalfiti, farà davvero un botto di esperienza lui. Ci sta, per carità. Ma anche Dolti possono attaccare. Beh, allora qualcosina la potete fare. Più o meno, più o meno. Ok ragazzi, iniziate a scendere anche voi, tanto qua non ce ne sta nient'altro da fare. Pian piano qualcuno lo dovremmo pure eliminare, no? E questa è la seconda kill di Goffredo, prima ha fatto anche un critico, quindi sta ottenendo un bel po' di esperienza anche lui. Tu non hai appreso qualche storm, vero? Peccato, no? Sarebbe stata una figata, uno storm qua avrebbe colpito 4. Sarebbe stato davvero ottimo. Ma ci accontentiamo subito. Allora metterei quasi lei qua. Probabilmente l'attaccheranno. Non so se ha abbastanza difesa per resistere. So solo che ha un fottio d'attacco e continua a aumentare, quindi ottimo. E guarda, tu sì, avvicinati volendo. Però fai una magia, fai un blaze contro questo qua al centro. Rinaldo ancora non ha potuto fare nulla. Attacca, probabilmente ha troppa difesa perché loro possono fare roba. Infatti hanno 11 d'attacco, ne abbiamo 11 di difesa, quindi dovrebbe annullarsi effettivamente il danno. Hanno circondato il nostro ninja, ma poco importa, subisce un singolo punto danno quando lo beccano. Non è affatto un problema, può resistere un bel po' di tempo. E iniziamo a scendere. Tanto non l'attaccheranno mai a Locum, quindi è inutile, cioè stiamo là sopra. Iniziamo a scendere. È una brutta bestia mettersi contro i ninja, lo sapete, eh? Cioè, non so se vi conviene, lo fate anche aumentare di livello. 3 su 3? Abbiamo fatto 3 kill? Fortissimo, fortissimo, non c'è che dire, signori, c'è che dire. Noi non lo eliminiamo, a meno che non famo un altro critico. Beh, ci potrebbe stare a fare un altro critico. È aumentato di livello, è aumentato l'attacco, quindi lo eliminiamo pure. Ha eliminato 4 avversari. Nel turno degli avversari, devastante il ninja in questa situazione, davvero devastante. Facciamo che ne ha eliminati 5 gli avversari, che cos'è? Continuate ad attaccarlo? Ma siete seri? Vi ha sterminato praticamente un esercito in un turno, lui da solo. E ha ferito altrettanti soldati, non lo attaccate più, ok, gli avete fatto del danno, sì, per carità. Ma vi rendete conto di quanto ne avete subito voi? Se non era così resistente sarebbero stati cazzi molto probabilmente. E adesso forse è giunto il momento di dargli una curatina. Non è minimamente obbligatorio, però che fai, non gli dai una curatina? La stessa cosa fammo con lei, ma giusto per far acquisire un po' di esperienza a Miguel. E qua che fai, non lo lanci un blaze? Su via, ne eliminiamo uno. Aveva solamente tre punti vita, però sti cazzi, dai. Cioè sta un blaze lanciato a random. Ma adesso forse è un tantino esposto, ma potrei comunque fare così, tanto a lei non l'attaccano. E gli blocchiamo tra virgolette la strada. Tra virgolette, relativo, la blocchiamo proprio la strada, non gli faccio passare. Magic blaze su questo. Dai, Purtroppo Locum deve fare esperienza attaccando in maniera randomica, perché non c'è altro, nel senso, non lo attaccano, non lo attaccano mai, e di conseguenza l'unico modo che ha per fare esperienza deve essere lui ad attaccare e deve inseguire per l'appunto i suoi avversari. Beh, oddio, per un lato c'è sta che me lo attaccate, così comunque fa un po' d'esperienza, non è tantissima, però riesce comunque ad accumulare un po' d'esperienza che gli consentirà in futuro di aumentare di livello, quindi mi sta benissimo che attaccate Elwood. Beh, Locum inizia a scendere, non so che altro fare, magari loro sono un attimino più forti, hanno 12 d'attacco, tu quanta difesa c'hai? Difesa 11, quindi con loro un minimo di sfida c'è sta.
E arriva Isfard, pronto a salvare la situazione. Fa solamente 4 punti di danno, però per carità, sono comunque 4 punti di danno che aiutano notevolmente il nostro Elwood a smignarsela eventualmente, a utilizzare, perché no, una magica nerb, così da utilizzare qualche altra magia in futuro. Ci può stare, ci può stare. Miguel, l'unica cosa che puoi fare tu è curare lui, quindi curalo. Altro Blades magari su questo soldato qua sotto, così lo eliminiamo. Ottimo. E perché no, facciamogli fare fuori questo qua, Rinaldo. 3 punti vita precisi precisi. Ok, mi sembra che abbiamo mosso tutte le nostre pedine anche a sto giro. E dunque, signori, scegliamo nuovamente il turno ai nostri avversari. Finalmente qualcuno che attacca Logum subisce un singolo punto danno e noi gliene facciamo 5. Siamo fottutamente devastanti. Però, finalmente, acquisisce un po' d'esperienza anche fuori dal turno. Ci risiamo. Prima kill. Seconda kill. Terza kill. Quarta kill. Che cos'è? Ma seri? Ma basta, signori! Basta! Ha fatto una strage il ninja, ha fatto una strage. E visto che voi mi inseguite, io nel frattempo con Logum faccio altra esperienza. Elimino gli arcieri. Tu non dovresti muoverti, quindi a posto così, no? Che è in turno, ancora abbiamo altro da fare. Del tipo spostarci qua e fare un blaze, non ci arriviamo qua. E Miguel, a sto punto vai qua. Dai una cura da lui, che ne ha bisogno secondo me. Ha fatto il devasto. Una curatina al nostro ninja c'è sta tutta. E Magic Blades, dai, fammolo fuori. Inoltre sto stronzo qua sotto con l'arco ci ha tartassato il ninja di frecce. È giunto il momento di farlo fuori proprio con il ninja, no? Che stiamo a fare? Allora andiamo giù, fammo fuori questo singolo punto vita, lo distruggiamo malissimo. Non lo distruggiamo perché lo missiamo, vabbè. Ci sta, ci sta. Poteva fare un po' d'esperienza, ma sti cazzi. E tu vai qua, hai ancora una magia, giusto? Un blaze, utilizzalo su di lui. E a questo punto questo lo facciamo fuori con lui. Beh, che dire, gli abbiamo devastato l'esercito. Il ninja gli ha devastato l'esercito. Loro continuano ad attaccarci come se non ci fosse un domani, ma noi siamo abbastanza resistenti, quindi non è un problema. Gli fanno un fottio di danno, abbiamo un botto di punti vita. E nel frattempo gli altri, visto che non si muovono, tartassiamo pure i colpi e fanno un bel po' di esperienza anche con Logum. Come detto fin dal primo episodio, praticamente Logum deve diventare indistruttibile, invincibile, è questo l'obiettivo. Lui deve diventare il più forte di tutti. Allora, tu sei rimasto con un singolo punto vita. Io non ho abbastanza magia per fare roba, quindi fammo così. Ci sta, ci sta. E aumenta anche di livello, quindi ottimo. Tu non arrivi a fare nulla, mi sa. Tu potresti scendere ad attaccare questo, così lo fai fuori. Ottimo. E Diana vai qua, attacca questo. Vai anche tu, non dovresti riuscire ad eliminarlo perché tu fai pochissimo danno in confronto a Diana. Non capisco il perché sei così scarso. E un'altra ghida ninja che fai? Non gliela fai fare? E su, ne hai eliminati voi in questo stage. Via, una kill in più la può anche fare. Vai tu e non lo elimini, gli fai 4, però volendo c'è sta Rinaldo, no? Rinaldo? Tutta sua sta kill, dai, lo faccio fuori, ottimo. E curatina? Nel senso Magic L sul ninja? Che dovrebbe già stare quasi full vita, però sempre esperienza per il nostro Miguel. Lei dovrebbe subire un bel po' di danni dagli arcieri, quindi fammi attenzione. Logum, fammi fuori questo. Ottimo. In realtà non la stanno attaccando, quindi forse non riescono a fare davvero nulla.
Sembra strano, però vabbè. Teoricamente al prossimo turno avversario sti due soldati qua si eliminano, se Logan non missa ovviamente, perché già un paio di volte li ha missati, però dovrebbe riuscire ad eliminarli. Il che significa che fra questa kill e la prossima fa 3 kill consecutive, il che non è affatto male. Poi ci eliminiamo anche sti due. E oddio, sti due lo vorrei mandare anche lui. Vediamo un attimino come organizzarci. Tu magia non ne hai più, purtroppo devi attendere là. Ma dunque, generale, mi dica, ma non ha una tattica vincente in questo caso? Cioè lei è solo bravo a fare gli assedi? Non riesce a comandare, che ne so, la cavalleria, la fanteria, insomma, per fare un qualcosa di un attimino più complesso? Magari mi poteva mettere gli arcieri in punti strategici, no? Aveva le baliste, le ha distrutte, non capisco, ma lei è davvero un generale? Ok, il nostro Logum ha fatto un bel po' di esperienze, mi sembra giusto, attacca nel ninja perché è l'unico a questo punto alla quale possono fare danno. Nelle vicinanze ovviamente, perché poi ci stanno sempre Miguel e Elwood, che sono comunque i più deboli del gruppo attualmente. E guarda, faccio fuori io, così, con l'elfa. A posto, ti fa comunque un po' d'esperienza. E guarda, possiamo fare effettivamente anche così. E che fai, non gliela fai fare un'altra kill? Quando mai lo utilizziamo così tanto il ninja? Non muore l'arciere, resistentissimo l'arciere. E allora gliela faccio fare a lui la kill. Gliela faccio fare a lui, che ha un singolo punto vita. E fa 2 danni qui adesso. Ottimo. E voi magari che siete un attimino più rapidi, andate qua, eliminate questo. Fai anche tu. Dopodiché salvataggio nello slot 7 come prima. Iniziamo ad attaccare lui, dai. Fighissimo lui esteticamente. Gli facciamo solamente 2 di danno. Anche lui ne fa 2 a noi, quindi è molto molto forte. Dovremmo prestare attenzione, mi sa. Scontro dalla distanza? Scontro alla distanza sia. 20 di critico. Non c'è stato nessuno scontro alla distanza. Nessuno, proprio nessuno. Scontro tra cavalieri? Anche qua fammo un critico devastante? Non fammi il critico. Peccato. Lo potevamo shottare. Ma va bene, ci accontentiamo. E a questo punto, guarda, Isvard, vai a dare una mano. Non so quanti danni puoi fare tu. Tu non fai assolutamente danni, perché lui ha 13 di difesa. È tosto. Ok, va bene, attacchiamo a distanza con lui. Ecco, lui si conclude l'esercito di Rastom. Rimane solamente Rastom. Tu hai abbastanza attacco per fargli un po' di danno, quindi vai, attaccalo. Pian piano, uno alla volta, gli fanno del danno. Beh, che dire, Rastom sicuramente non è uno sprovveduto, ma al prossimo turno avversario lui morirà. Ha 3 punti vita, quindi a meno che Logum non missa, e non missa nemmeno dopo, dovremmo aver vinto tranquillamente. Adesso però darei anche una salvatina, sempre qua nello slot set, e famo end turn. Abbiamo vinto? Subiremo 2 punti danno, quindi 5 punti vita per Logum, ma lo sapevo. Vabbè, Logum, nel tuo turno, elimina. Dai, non puoi missare 2 volte, subito. Magnifico imperatore, perdonami! Ofena è libera! Fenice, blu. Non so. Cosa potreste guadagnare dalla liberazione di Ofena? Ma sappiate che Direnia vi darà la caccia per lavare nel vostro sangue
questo affronto. E abbiamo ottenuto, signori, un'altra vittoria leggendaria. Abbiamo sconfitto un intero esercito in assetto da battaglia, quindi centinaia e centinaia di uomini. In questo caso non c'è stava una schermo, ma non avrebbe fatto alcuna differenza. Il ninja ha fatto il devasto, lo potevano attaccare anche in 100.000, li avrebbe eliminati tutti quanti uno dopo l'altro, quindi a posto così. Oggi l'assedio di Ofena, che durava da moltissimi mesi, ha avuto termine per opera della Fenice Blu. Grazie infinite! Lunga vita alla Fenice Blu! L'assedio è finito! Grazie, la Fenice Blu è onorata di servire l'umanità. Logum! È stato pugnalato alle spalle! Catturate quell'uomo incappucciato! Un ideale ingiusto. Fine. Abbiamo completato anche il capitolo 3. Logum. Coraggio, Logum, riprendetevi. Amici, dove mi trovo? Logum, finalmente! Ci avete fatto preoccupare, vecchia volpe. Siamo ad Ofena, Logum. Non potevamo di certo portarvi in giro in queste condizioni. Miguel, credo di dovervi la vita. Stavolta il merito non è soltanto mio, Logum. Cos'è accaduto di preciso? Siete stato pugnalato alla schiena da un uomo incappucciato, ricordate? Sì, ricordo che eravamo tutti portati in trionfo dalla folla e poi ho sentito un dolore lancinante alla schiena. Siete riusciti a scoprire chi era quel pazzo? Certo, e l'abbiamo anche catturato. Era il comandante Feret. O Faret, insomma. Faret, dopo che l'abbiamo risparmiato, è stato capace di tanto. Purtroppo sì. È stata grande la nostra delusione. E dov'è ora Faret? È in prigione. E credo ci resti a vita. Volete parlargli? No, non ho voglia di parlare con un individuo così viscido. Ma ditemi, come stanno gli altri? Stanno dormendo, sono appena tornati da una piccola missione. Cosa? Siete andati in missione senza di me? Ma questo è imperdonabile! Come stanno? Che tipo di missione era? Nulla di eccitante, Logum. Abbiamo fatto crollare il ponte di Populis. Giusto, bella idea, così nessun esercito di Renia potrà marciare fin qui. Un momento, se sono già tornati vuol dire che io sono stato... Sì, avete riposato per 4 giorni, Logum. Davvero, era così grave la ferita? La ferita in sé no, ma il pugnale era imbevuto di veleno di vipera. Caspita. C'è un'altra novità. Abbiamo scoperto, grazie al cielo, che il nostro stendardo della Fenice Blu
ha proprietà curative. È stato anche grazie ad esso se vi siete ripreso così velocemente. Grazie, amici. Beh, se Nardo è la fenice blu, la fenice si rigenera dalle fiamme, insomma, ci può anche stare come ragionamento, ma ovviamente, capitolo 4, oltre la leggenda, farò dire, ma ovviamente ha questo potere curativo perché è stato creato, ovviamente, dai sommi, quindi ci può stare il tutto, i sommi hanno creato questo oggetto, quindi c'è impregnato dalla loro magia, magari dal loro potere curativo, e magari gli hanno voluto dare per l'appunto questo potere curativo, però non gli hanno mai detto guardate che ve potrebbe curare eventualmente se vi succede qualcosa, non l'hanno mai detto, quindi forse non lo sapevano neanche loro, non ne ho la più pallida idea, forse è una peculiarità della Fenice Blu, forse è una peculiarità di Locum, non ne abbiamo la più pallida idea. Una grande impresa consacrò Locum e i suoi compagni alla gloria, aver liberato una città dalla morsa di un intero esercito imperiale. La fama della Fenice Blu iniziò a divenire leggenda e tutti i popoli iniziarono a riporre le loro speranze sull'avverarsi della profezia. Locum e i suoi compagni decisero di tornare al regno di Blue Dragon per consultarsi con il Solmo sul futuro della Fenice Blu. E quindi, se devono fare tutta la strada ritroso, lasciarono la città fortificata di Ofena con grande commozione da parte degli abitanti, i quali però si sentivano ormai al sicuro. Il viaggio durò molte ore, ma non vi furono imprevisti. Beh, in realtà dovrebbe durare molti giorni, non molte ore, però... Ok, va bene, va bene. A sera, finalmente, la Fenice Blu venne accolta trionfante nelle solide mura del regno di Blue Dragon. Chissà quale sera di quale giorno, perché non capisco com'è possibile che in un paio di ore abbiano fatto tutto sto viaggio. Ma dunque, cosa possiamo acquistare? Infante di Bob, Altarex, Spear, Iron Mace, a me sa che queste cose ce le abbiamo tutte quante, quindi... Medical Herb ne compriamo fino ad arrivare a 20, Antidoti ne comprerei giusto un altro po', anche di queste, Iron Armor, non ci serve nient'altro. Dunque, salvatina, sempre qua a slot 7, direi signori che per questo episodio possa anche essere tutto. Mi raccomando, like e condivisioni per supportare serie e canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione, e detto ciò, signori, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Blue Dragon. Alla prossima, ciao a tutti!